Come direttore artistico della Fondazione Pallavicino abbiamo messo in programmazione questa prima cosa che mostra la munificenza del principe. Ho fatto liberare il piano nobile del palazzo per attività espositive che cominceranno in marzo con una mostra sul barocco della mia collezione. Quindi vedrete una parte delle mie opere barocche, 40 opere, e poi prima però per Natale una persona generosa ha legato alla fondazione un capolavoro di Bernardo Strozzi, che è un meraviglioso bambino, e quindi per la festa di Natale avremo un capolavoro di Strozzi che si aggiunge alle opere della città, con un bambino bellissimo addormentato su un cuscino che festeggia il Natale. E poi avremo i Rolli e Rubens, che sta lavorando, che sta montando la Orlando, in cui ovviamente il Palazzo Pallavicino sarà uno degli attori di queste iniziative legate a Rubens e ai palazzi e ai Rolli. È un bel momento, è un momento in cui recuperiamo una figura importantissima di Genova, che probabilmente questa città, non voglio dire si era dimenticata, ma certamente non ha fatto per Paganini tutto quello che ha fatto per tante altre persone. Quindi è giusto, questo monumento, questa statua a Paganini ricorda l'amore, l'affetto, ma soprattutto quello che lui può dire al futuro, in futuro anche alle prossime generazioni. Un artista veramente dinamico, qualcuno dice diabolico, io direi dinamico, che ha dimostrato come attraverso cose che tutti ritengono normali, tra virgolette, si possono fare cose eccezionali. Quindi questo è il messaggio che manda a tutti, soprattutto ai giovani. Abbiamo bisogno di persone eccezionali come Paganini, anche per i tempi che stiamo attraversando adesso, dove dobbiamo fare tanto per il nostro, come chiamo io, piano Marshall 2.0, con i finanziamenti pronti e con il fatto che dobbiamo fare una città a livello europeo. Quindi abbiamo bisogno di tanti leader e tanti artisti come Paganini, questo è il messaggio per tutti. Sì, oggi è una giornata veramente importante per Genova, finalmente Genova avrà la sua statua dedicata a Niccolò Paganini. Dobbiamo ringraziare veramente la Fondazione Pallavicino, di cui anche io faccio parte, per cui abbiamo lavorato veramente tanti mesi per arrivare a questo momento, e tra l'altro nella giornata in cui verrà proclamato il vincitore del premio Paganini, quindi un giorno assolutamente il più giusto possibile che potevamo trovare per aprire questa statua. Ma è un momento importante, solenne, dobbiamo ringraziare sicuramente la Fondazione Pallavicino per questo grande dono che permette ovviamente di avere il simbolo di Genova, della musica di Genova nel mondo, una statua che diventa un simbolo ovviamente che può essere visibile a tutti all'esterno, ai nostri genovesi e liguri, ma anche a tutti i turisti, proprio davanti al nostro grande teatro. E chiaramente questo è un punto di partenza che ci impegna ancora di più nella valorizzazione di questo grande artista. Come sempre dobbiamo guardarci indietro, guardare alla nostra storia, e Paganini lo è storia della nostra regione, per andare avanti e trasmettere i grandi valori e le nostre radici soprattutto ai giovani. E a me fa piacere poter dire che, diciamo, da quest'anno, quindi dal prossimo anno scolastico, riusciremo a portare anche ai ragazzi nelle scuole un progetto simile a quello che avevamo fatto per i cantautori anche su Paganini, proprio perché non dobbiamo lasciare esclusi i giovani, ma raccontare la storia ai grandi, soprattutto a loro e alle classi. Quindi ci sarà questo progetto di Paganini, grazie all'Associazione degli Amici di Paganini, che ha curato un progetto e lo ha presentato a Regione Liguria, per andare nelle scuole superiori e ricordarlo in maniera compiuta, proprio come questa statua vuole fare, in maniera efficace e forte, per tutta quella che è stata la sua estrosità.